diciamo che noi siamo i momenti per noi sono sempre delicati, diremo così, ma è l'occasione stasera per riprendere un filo che non si è mai spezzato, ma che ha visto la comunicazione modificarsi perché condizionata dalle situazioni che tutti conosciamo. Ora, dopo 3 anni, riprendiamo questo percorso che è l'occasione anche per sintonizzarci e sensibilizzare anche tutti i sindaci dell'arcidiocesi al prossimo forum per gli amministratori, il terzo, che vedrà a Benevento la presenza di 2 ministri dell'attuale governo, cioè del ministro per le infrastrutture Giovannini e della ministra per il Sud Carfagna. Quindi mi sembra importante anche che il forum veda poi una presenza qualificata delle realtà locali, degli amministratori locali, perché è un'opportunità che abbiamo e che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Ma lo spopolamento è in fondo conseguenza di una serie di situazioni che poi causano lo spopolamento. Lo spopolamento è l'effetto, le cause sono altre. La causa generale che in genere viene portata avanti, la prima e quella effettivamente consistente, è la mancanza di lavoro, per cui si è costretti a emigrare. Ma la mancanza di lavoro a sua volta genera tutta una serie di condizioni che mancano, progetti organici e direi così coordinati e portati avanti con sagacia e con lungimiranza. Le infrastrutture che lasciano il tempo che trovano e quindi condizionano tutta una serie di sviluppi. Tra infrastrutture mettiamo anche quelle informatiche, per esempio. L'attuale pandemia se ha messo a nudo le fragilità che erano già visibili ma che sono diventate macroscopiche delle zone interne, al tempo stesso ne ha mostrato anche le potenzialità. Oggi col lavoro agile si potrebbero avere delle opportunità maggiori in queste zone, ma certo, se la fibra ottica, la banda larga e tutte queste vie informatiche che consentono la possibilità del lavoro a distanza non sono adeguate, noi rischiamo di trovarci ulteriormente penalizzati. Quindi, come dicevo, lo spopolamento è l'effetto, le cause sono altre, sono di lunga gestazione e Dio non voglia che siano anche di lunga durata, perché se permangono nella lunga durata quelle cause che causano attualmente lo spopolamento, fra 20 anni non so quanti dei nostri paesi saranno ancora vivi.